È stato siglato questa mattina dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti con le sue partecipate un protocollo d'intesa con il Comune e l'autorità portuale per lo sviluppo della città e dell'area metropolitana di Napoli. In particolare, le società del gruppo si impegnano ad affiancare le istituzioni ed offrire supporto finanziario al Comune, alle infrastrutture, allo sviluppo immobiliare e sostegno alle imprese. Il senso di questo protocollo è che per noi Napoli rappresenta comunque un centro importante su cui appunto focalizzare un forzo sia lato imprese che lato infrastrutture. Come ha detto il sindaco, Napoli è una città importante per l'Italia, ma anche diciamo in generale per il Mediterraneo, per cui anche con la presenza del porto rappresenta un centro su cui noi vogliamo essere e riteniamo che questo sia parte della nostra mozione di supportare il Paese. Con la sottoscrizione del protocollo, Cassa Depositi e Prestiti si impegna a valutare l'eventuale richiesta di rinegoziazione dei prestiti concessi all'amministrazione. Sono previste con il Comune e l'autorità portuale attività per la valorizzazione del patrimonio, in particolare l'Albergo dei Poveri, il Parco delle Terme di Agnano e gli ex magazzini generali, ed in programma una serie di strumenti a favore delle piccole e medie imprese del territorio. È un atto che abbiamo firmato pieno di concretezza, di visione strategica, dà contezza di quanto oggi Napoli sia proiettata in una prospettiva di sviluppo, di un rapporto corretto tra pubblico e privato, di valorizzazione del territorio, di contrasti ai cambiamenti climatici, di rigenerazione urbana, di interventi sulle periferie, di valorizzazione del patrimonio immobiliare, affrontando subito il tema anche della rinegoziazione dei mutui, del debito finanziario, quindi avrà un impatto notevolissimo sulla città. E abbiamo lavorato davvero tanto in questi mesi, con tanta serietà, tanta concretezza, con Cassa Depositi e Prestiti, le sue partecipate, con lo stesso MEF, quindi siamo molto soddisfatti di questa giornata. Mi interessa che questo protocollo si traduca in tempi rapidi in iniziative concrete per appunto il territorio e abbia un impatto anche sulle aziende. Per cui questo dipenderà anche dalla capacità poi anche del territorio di rispondere. Per cui noi l'obiettivo che ci siamo prefissati come gruppo è di essere presenti con tutte le realtà che oggi in un certo senso hanno un contatto col territorio e dare la massima disponibilità a tutte le opportunità che si stanno generando a livello locale. Per cui l'obiettivo del protocollo è anche insieme alle istituzioni del territorio, che poi sono quelle che rilasciano le autorizzazioni e quant'altro, creare un meccanismo sinergico che possa tradursi rapidamente in risultati.